Amici dell'ABA, studenti non studianti, sursum corda, oggi per la serie I grandi tutorial dell'ABA, come si stira? Sì, perché ogni uomo, anche quelli di sesso maschile, deve imparare a stirare. Questa è la dura legge dell'emancipazione femminile. Che cosa ci serve per stirare? Un asse da stiro. Ovviamente, se possibile, alla vostra altezza. Attenzione che vi può venire un terribile mal di schiena se state ore e ore a stirare per quattro persone, come faccio io ogni santa domenica. Se vi viene mal di schiena, il ABA ha una soluzione anche per questo. Un piccolo rialzo da mettere alternativamente sotto il piede destro, tec, o sotto il piede sinistro. Mal di schiena sparisce. Abbiamo preparato già il ferro da stiro e qui abbiamo la roba da stirare. Purtroppo oggi non ho camicie da stirare, che questa magari sarà oggetto di un altro video, perché la camicia è un po' particolare da stirare. Partiamo col primo indumento, che vedete non è mio, bensì di mia moglie o di mia figlia, non lo so. Allora, prima di tutto si sistema l'indumento in una maniera decente, ok? E io parto sempre dal lato anteriore, lo posiziono in maniera bella tesa sulla mia asse e via. Accendo anche la luce, perché sennò non ci vedo nulla. Ok, ed eccomi qua. Tac, passate leggere, tocchi alla pinturicchio come un miniaturista giapponese, quindi molto semplice. Passo alla parte sotto di questa maglietta, non so bene cosa sia. Ho fatto naturalmente anche le maniche. Guardo dietro, è stirata, sì, praticamente, e ripiego in maniera perfetta. Io non piego tutto, per esempio, le camicie semplicemente le appendo con l'appendino. Una volta terminato, do un'altra ripassatina che non si sa mai. Andiamo con il capo numero 2. Vediamo un po' se trovo un paio di pantaloni. Non ho paia di pantaloni. Sì, ecco, ho dei pantaloni di mio figlio, credo, del pigiama, non ho capito bene. Allora, il pantalone è il capo più semplice da stirare, soprattutto se sono jeans, non hanno pants e roba del genere. Lo si stende, come vedete, in maniera uniforme sulla nostra asse. Cerchiamo di non increspare righe e quant'altro. Poi tac, una bella passatina, tac, altre gamba, tac, eccoci qua con l'altra gamba. Sempre, mi raccomando, tendere molto bene, evitare pieghe che poi rimarrebbero sotto il ferro e vi costringerebbero a un secondo lavoro. Tac, fatto anche questo. Controlliamo la parte posteriore. Beh, la parte posteriore praticamente si è autostirata. E poi, detto tra noi, chi vi guarda dal di dietro? Nessuno. Quindi non ha senso. Ah, ecco, piccolo suggerimento ma importantissimo. Non stirate assolutamente mai lenzuola, federe, mutande, calze. A che serve? Nessuno lo vedrebbe. E altro suggerimento, ma solo per i maschi: mai, mai, mai stirare le cravatte. Per la cravatta c'è un rimedio molto, molto semplice. Una volta che avete fatto la doccia e la porta del bagno è ancora chiusa, si è creato molto vapore. Appendete la vostra cravatta, tac, si stira da sola. Passiamo al terzo indumento. Vediamo se c'è qualcosa di molto diverso. Questo è un altro capo, credo che sia di mia moglie. Vediamo un po'. Sì, la taglia mi sembra
la solita roba, beh, questo è uguale a quello di prima. Comunque il principio lo avete capito. Altra cosa che non deve mai mancare è un televisore con partita. Io sono infatti al primo tempo di Wolverhampton contro, non mi ricordo più l'altra squadra, sta vincendo il Wolverhampton, se mai foste interessati. Naturalmente ci sarebbero rimedi molto più interessanti, per esempio sposarsi una donna tradizionalista che cucini, stiri, lavi e faccia tutto lei. Questo è sempre una buona soluzione, diciamo così. Purtroppo il mercato ne scarseggia, quindi mi sa che vi conviene prepararvi a imparare a fare tutto, anche la lavatrice, eh? Ma eccola qua la lavatrice che va. Ma questo sarà oggetto di un prossimo video. Direi che oramai sapete stirare, mancano solo le camicie, ma questo sarà meglio metterlo in un video a parte, perché le camicie sono un po' delicatine. See you later, alligator in a white crocodile. Bye.